è bellissimo, c'è uno scambio culturale molto importante, diversi modi di approcciarsi alla forma, all'arte, c'è una condivisione piena, totale. C'è chi arriva dalla Germania, chi dall'Olanda e poi ancora Cina, Giappone e Corea del Sud. Io sto realizzando la modella. Ho ispirato da sensazione di aria di Cavriglia, questa l'aria meravigliosa. Sono i 12 artisti arrivati a Cavriglia per l'edizione 2021 di Pietra Sublime, il simposio di scultura che riparte dopo un anno di stop a causa della pandemia. Con un significato particolare quest'anno. Noi abbiamo pensato alla ripartenza, alla rinascita, attraverso la cultura, in questo caso particolare attraverso la scultura, per dedicare tutto questo alle vittime del Covid. Abbiamo pensato a questo significato particolare perché è stato un anno tremendo che ci ha visto tutti coinvolti in una crisi sociale, economica e sanitaria, e per vittime noi non intendiamo soltanto chi è purtroppo deceduto a seguito di questa pandemia, ma a tutti coloro che hanno sofferto per la pandemia. Ognuno dei 12 artisti scolpirà un blocco di travertino alto quasi 3 metri, opere quest'anno nel segno della rinascita e della speranza. Il rapporto all'arte e pandemia è molto molto interessante, perché l'arte parla di libertà, parla di rinascita, parla di speranza, e pertanto penso che siano messaggi che vanno riaccesi e riattivati nell'ambito di questo finale, a volte anche un po' doloroso. Tutte le opere saranno pronte per il prossimo 13 giugno. Le sculture saranno infine ospitate nell'area di Bello Sguardo, che diventerà così un immenso parco d'arte dedicato alle vittime del Covid. Abbiamo disposto dei basamenti di 2 metri per 1,20 m, in modo tale che l'opera si sviluppa in verticale per 3 metri, abbia una sistemazione nobile ed elegante che la possa valorizzare. Ai 4 lati del basamento abbiamo allestito 4 faretti, in modo tale che anche di notte possa essere dignitosamente illuminata.